Oggi è domenica 17 aprile, sono le 8:40, qui siamo allo stadio di Marsala. Ci siamo spostati nella zona del quartiere Sappusi. Qui stiamo andando verso il nuovo parco delle Saline. Ecco qua. Quello che colpisce è che i marsalesi hanno immediatamente apprezzato e gradito la ricomparsa dei cassonetti e quindi non perdono occasione per utilizzarli al massimo delle loro potenzialità. Ecco, questo è il panorama delle isole Egadi e tra poco avremo una gradita sorpresa. Ecco. Dobbiamo dire comunque che fino a questo momento non abbiamo notato discriminazioni di classe, sia il quartiere popolare che l'elegante circolo canottieri di Marsala. Sono addobbati con i loro cassonetti. Dietro il, costruendo, ahimè, anche questo monumento ai mille. Ecco qua. Facciamo una bella panoramica. Anche qui si trova un po' di tutto. Questi saranno dei fanghi, presumo, perché sono recintati o non so che cosa. Un'altra isola ecologica. Questa in realtà è un po' più nascosta. Un po' più nascosta, ma rigorosamente strapiena, stracolma. Eccola qua.
dietro una Florio, eccola qua, la Florio, cantina Florio. Una palma devastata dal puntaruolo rosso e ecco qui un'altra piccola isola ecologica. Qui qualcuno ha sbizzarrito la fantasia e ha pensato bene di provvedere a una variante, quindi cassonetto a testa in giù e cassonetto strapieno. E qui siamo nella zona del Fortino, cosiddetta zona del Fortino, che non c'è più. E qui dovrebbe esserci un'altra isola ecologica, ecco, naturalmente un signore che bonariamente ha appena depositato il suo sacchetto di rifiuti. Allora, ti dicevo, Massimo, che il sistema di pulizia non selettiva della spiaggia, della battigia, come avviene ora, comporta l'interruzione di un processo naturale, che è quello fatto da decenni, da millenni, ossia che la Posidonia oceanica si depositava, quindi faceva strati, a strati con la sabbia. Chiaramente la Posidonia, essendo biodegradabile, col tempo veniva a dissolversi e faceva formare la spiaggia, un'altra isola ecologica in ogni caso. Ora questo intanto processo... isola ecologica, zona Signorino, isola ecologica, zona Signorino, mi sembra, come dire, un tema. Adesso sono le 9:50, sempre di domenica mattina, 17 aprile. Questa è l'isola ecologica della strada che conduce al Lido Signorino. Eccola qua.